lavori di pulizia, questo è un po' del materiale rimasto. Quanto sono durati i lavori di pulizia? Sono muretti di contenimento tipo sferrato. Sì. Lavori nel 2013, della cripta, insomma, sono durati un bel po'. Poi ovviamente con delle interruzioni, essendo poi lavori promossi da privati, ovviamente avevano bisogno di fondi. Questo è l'uscita del... Questo è l'ingresso, era proprio l'ingresso, ma di conseguenza anche l'uscita, esatto. E queste erano alcune delle scale che vi dicevo Lupa aveva provveduto a creare proprio per facilitare. Sì, sono scale praticamente degli anni 30, del 39, del 1939. Per utilizzare come infuci queste cavità. Esatto, sì, proprio così. Allora, perché vi dicevo che in effetti se non fosse stato per quel buco questo percorso non sarebbe andato dimenticato, così come tanti altri percorsi, perché fondamentalmente, vi dicevo, i pozzi sono stati chiusi, però proprio in corrispondenza dell'ingresso al rifugio, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si insediò praticamente una bottega di un artigiano delle luminarie, il quale poi buttò qui tutti i suoi detriti, le sue cose, e di conseguenza abbiamo capito che c'era una bottega di un artigiano delle luminarie. Ma quando la bottega chiuse, il condominio che si trovava proprio in prossimità dell'ingresso al rifugio tappò completamente l'ingresso. Documenti all'archivio, diciamo. Ci sono tanti documenti, anche per esempio riportati dai caporifugio. I caporifugio hanno lasciato moltissime testimonianze della vita che si svolgeva nelle cavità. Questo periodo è meno conosciuto rispetto a quello precedente, che rimonta al periodo della fine dell'acquedotto del 600, il Carmignano, e poi il risanamento dopo il colera del 1883. Esatto. E Merisurgo che fa, diciamo, la mappa, ingegnere Merisurgo. Sì, è perché lui che si occupò di fare... Lui si occupò di tutto, esatto. Per primo, diciamo così, perché poi in effetti è un'opera iniziale, poi tutto il resto, insomma... Certo. Comunque all'epoca si sapeva benissimo quali erano le cavità sotterranee. All'epoca sì, certo, ma no, adesso sono andate poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche infatti, secondo me per la volontà peggiore, è stato quello. Sì. Perché ovviamente è stato tutto gliterato, tutto chiuso. Certo, io ricordo certo. Addirittura che in quartiere spagnolo ci fu l'incendio famoso di tutta l'immondizia che fu, diciamo, depositata nelle cavità. Nelle cavità, sì, perché poi e bruciò per settimane. Mamma mia. La notizia di questa cosa, cioè no. Che c'era l'immondizia nelle cavità sotterranee. E fu bruciata. Io lo ricordo perché ho 75 anni, quindi me lo ricordo, negli anni 60. Ci picca, sì, certo, perché poi era proprio il desiderio di cancellare anche il ricordo della guerra del rifugio, e quindi di conseguenza c'erano sono state 8 metri di spazzatura. Perché poi tra l'altro non veniva smaltita fuori, ma veniva riversata lì. Sì, direttamente sotto, cioè cavità. Tutto sotto. Come avveniva anche per i detriti dei palazzi, veniva tutto materiale pratico, comodo, buttavano tutto giù di conseguenza. Sì, infatti i lavori di pulizia sono stati consistenti. Tra l'altro c'è una parte che è questa qui che ancora non è aperta al pubblico, ma che verrà aperta successivamente, che porta ad un'altra zona del percorso, comunque molto affascinante. Per esempio c'è una zona in questa parte dedicata alla preghiera, perché è stato ritrovato un altare e quindi, appunto, vi dicevo, tutto quello che avveniva in superficie si cercava poi di riprodurlo giù per rendere il più confortevole possibile la vita. E infatti qui c'è una zona adibita alle preghiere e tutta un'altra serie, insomma, di cavità che poi verrà aperto al pubblico. Mentre lo spazio che vedete proprio lì sotto la scalinata era lo spazio utilizzato, dedicato all'infermeria, dove sono state ritrovate tutte quelle boccioline. Sì, talvolta anche delle bottiglie di profumo sono state trovate, perché quando si scendeva nelle cavità la puzza era ovviamente consistente e di conseguenza molti scendevano con le boccettine di profumo sotto al naso per non sentire la puzza sapore. E era posizionata sempre vicino alle scale infermeria anche per un altro motivo, perché poteva capitare che scendendo di corsa, ovviamente con angoscia, capitava insomma che si cadesse e di conseguenza si veniva calpestati. Talvolta qualcuno è morto scendendo giù di corsa,
Quindi l'infermeria era proprio non a caso Infatti posizionata di solito vicino tra l'allarme e il primo bombardamento passava a questo. pochissimo Passava e molte persone non pochissimo. riuscivano a salvarsi. Sì, Cioè, infatti. racconti delle nonne su questi rifugi antiaerei. Sì, e poi si capiva, insomma, che si stava per verificare un Bombardamento. bombardamento non solo ovviamente dalle sirene degli allarmi, ma anche quando si sentiva un'interruzione del segnale radio, oppure si vedeva che i pompieri cominciavano ad uscire. Per esempio, proprio qui a Bedersole c'è la caserma dei pompieri e si sentiva urlare per le strade: «Fuit, fuit, sono cascate cape fier», dagli elmetti dei Dagli pompieri, che elmetti erano dei quelli pompieri. naturalmente ad uscire, e questi erano chiari segnali che stava per verificarsi un bombardamento. E di conseguenza ci si raccoglieva, insomma, quello che si poteva, e si scendeva. C'è via del giudice. Qui è Viatri, questo è Viatri, proprio dice che c'è via Viatri. del Sì. giudice. Conosce via del giudice? No, forse ci sono passata, ma magari Sono non so dedicato al capo dei il. pompieri. Ah, ok, della caserma qui del giudice. È stato il primo, diciamo, capo del